Una domenica disastrosa in Serie D, dove le calabresi purtroppo annaspano, occupano le ultime quattro posizioni della classifica in maniera chiara ed evidente, ed è veramente complicato. È veramente complicato perché si prefigura un play-out da Locri San Luca ormai sempre più vicino, vista la vittoria del Portici a Gioia e viste le sconfitte di Locri San Luca quest'oggi. Allora, parleremo poi anche di juniores e di prima categoria, perché giustamente si sono giocate in questo weekend, ma partiamo dalla Serie D. Abbiamo già commentato Vibonese-Reggio, finita 1-0 per la Vibo, gol di Favetta. Vittoria importante per blindare il terzo posto. Gli altri risultati, ripeto, da dimenticare perché la Gioiese perde in casa col Porto, ci dice addio alla categoria, ma diciamo che questo addio l'abbiamo già dato un bel po' di mesi fa. Oggi direi che è arrivata la certezza perché era un match da vincere per quantomeno rendere un po' più frizzante il finale di stagione, invece arriva questo 3-2 che condanna forse addirittura la matematica retrocessione perché siamo a meno 23. Praticamente alla matematica retrocessione, ma siamo lì comunque ed è veramente un peccato. Ci può fare poco anche il gruppo Martino, che comunque è arrivato forse troppo in ritardo. La situazione è veramente pesante per una piazza che meritava molto di più, visto quello che ha fatto negli ultimi anni con vittoria su vittoria in terra regionale, ecco. E poi purtroppo quello che si fa in estate lo si raccoglie durante il campionato, e se non si fa nulla l'estate, giustamente non si raccoglie nulla. Marcature di Vasil e Bebè per la Gioiese, gol invece di Schiavi, di Teju e Mauri per il Portici, che ha schierato in porta Caputo, Pelliccia, Carullo, Marcucci, Franzese, Zanoni, Sellaf, Teju, Maione, Schiavi e Mauri. Perde in maniera rocambolesca a dir poco il San Luca, che vinceva 2-0 alla Ragusa, e negli ultimi 20 minuti si fa completamente ribaltare la partita, e anche qui dimostrazione di quanto salvarsi sia difficile. Playout in casa raggiungibilissimo perché Locri ha due gare in più, quindi il San Luca comunque ha l'opportunità quantomeno di giocarsi il playout in casa. Il Portici ora dista 5 punti, a pari partite sono tanti da recuperare in credo 5-6 gare alla fine. Ancora c'è da sperare, ci sono ancora partite tra virgolette abbordabili, però se la squadra perde una partita del genere, per come si era messa, ragazzi, è difficile veramente ipotizzare una salvezza che non sia tramite playout. Vedremo, vedremo, ripeto, c'è grande rammarico per come in particolare si era messa, perché poi perdi 2-3-0, vabbè, però per come si era messa è veramente un peccato. Vi ricordo Ragusa in porta con Grasso, Manservigi, Ejaki, Di Vita, Garufi, Vitelli, Romano, Maltese, Guerriero, Porcaro e Mbaye. San Luca invece con in porta Ianni, Murdaca, Calderone, Signorelli, Fiumara, Apostu, Ficara, Pelle, Sofra, Romero e Diarra. Le marcature per il Ragusa di Reinero, doppietta da ex e gol di Tuccio, decisivo al 90esimo. I doppietta di Ficara, ma non basta per il San Luca. Come detto, perde anche il Locri, perde male tra l'altro il Locri contro una squadra molto tranquilla come il Canicattì, eppure le motivazioni non hanno fatto la differenza quest'oggi. Per i ragazzi di Mister Panarello, che sono a pari punti con i Locri, ma con due gare in più, o meglio, due giornate in cui dovrà riposare, tra cui settimana, o meglio, giovedì, quindi il prossimo turno, e l'ultimo turno di campionato. Quindi veramente una situazione disastrosa. Purtroppo la situazione è questa: un Locri che deve quantomeno agguantare il play-out in casa, perché sarebbe importante, e poi giocarsela con il San Luca. Realisticamente parlando, questo è. Quindi dovremo purtroppo dire addio ai playoff nelle categorie inferiori e dovremo salutare tre calabresi della Serie D. Però chissà, magari ancora c'è speranza in questo finale, accadrà l'inenarrabile, ma non lo so. Gol di Boniglia, Tedesco e Catania per il Canicattì, che ha schierato in porta a testa grossa, Camara, Tedesco, Salvia, Raimondi, Losa.
Petrucci, Sidibé, Bonilla, Pussetto e Frangiamone, Locri con Lanzani in porta, Morrone, i fratelli Aquino, Pappalardo, Pipicella, Luca, De Leonardis, La Rosa, Costa e Chiricosta. È vero che ecco, il Locri ha anche molti assenti per infortunio, però non lo vedo come una scusante valida in questo momento, onestamente, vista anche la stagione che si è fatta. E poi Castrovillari che perde in casa con la Cireale di misura gol di Zuppel decisivo, sconfitta anche qui che certifica ormai la retrocessione. 13 punti, 17 lunghezze dal quintultimo posto, ragazzi, è veramente arrivo. Fazzoletti li ho messi dietro, potevo metterli davanti. Come dicevo, classifica che certifica un momento difficilissimo. Tra l'altro il Castrovillari deve ancora riposare, così come anche la Gioiese, motivo in più per cioè, rendere questa corsa alla salvezza infattibile. Ma semplicemente considerando che sono due squadre che in 29 gare ne hanno vinta una, due, cioè, ma nel senso, veramente pensare ancora, purtroppo, perché ovviamente vorremmo commentare una situazione diversa, ma una squadra che ha vinto una gara in 29 partite, come può pensare di salvarsi in 5 gare che mancano? Purtroppo la situazione è disastrosa da tempo e oggi ne è un'ennesima riprova, ecco, al di là di tutto. Nonostante le buone volontà anche di mister Boncore, che ha schierato in porta Patitucci, Cannino, Oproiescu, Visciglia, Atteo, Vottali, Izco, Cosenza, Palma, Nicoletti e Yawara, a Cirali in porta con Zizzania, Galletta, Di Mauro, Maltese, Lucchese, D'Alessandris, Germinio, Cicirello, Palma, Cottone e Zuppel. Prossima giornata, come detto, giovedì, in cui riposano Castrovillari e Locri, quindi vedremo un po' come si muoverà la situazione in basso. La Vibova ad Acireale l'abbiamo detto, la Reggio Calabria ospitale Acragas l'abbiamo detto, la Gioiese va a Licata, squadra che ha riposato tra l'altro oggi, quindi sarà ancora più fresca se vogliamo, ma purtroppo ecco, questa Gioiese deve veramente pregare dei che credo neanche esistano nell'universo. Il San Luca ospita il Trapani, partita che dire proibitiva e dir poco, altra squadra che ha riposato oggi, e poi basta. Poi la situazione è questa, signori, veramente, veramente complicata. Campionato Juniores, passiamo quindi a parlare di giovani, giornata che si è disputata ieri in realtà. Quella che è la 23ª giornata di campionato, se non erro, ora ve lo vado a confermare. Un campionato, scusatemi, 21ª giornata, un campionato che anche qui sta per volgere al termine. Qualche vittoria c'è stata, devo dire, delle tra l'altro due ultime in classifica in Serie D, perché hanno vinto Castrovillari e Gioiese. Il Castrovillari ha vinto 5-1 in terra campana con la Gelbison. E tra l'altro si è rimesso in corsa per i playoff, perché ora la squadra cosentina ha 20 punti, a meno 2 dalla Reggio Calabria e a meno 3 proprio dalla Gelbison, quindi vittorie in questo senso molto importanti, con i gol di Andreassi, Arrigucci, Fazio e doppietta di Tisci, Parritto invece per la Gelbison. Gioiese, come detto, che vince nel derby con il Locri invece, 4-1, 3 punti importanti, che comunque confermano una buona realtà a livello giovanile. 18, scusatemi, 16 punti in classifica, così come la Nocerina, e un buon percorso fatto fino a questo momento. Locri invece ultimo, squadra che purtroppo diciamo, ha affrontato un campionato in maniera non incredibile, 84 gol subiti in 18 gare, direi che la dicono tutta. Delfino a segno per questo Locri, Mandaglio dipinto e doppietta Piromalli per la Gioiese. Poi la Vibo prende 5 pere da Santa Maria Cilento, Gentile, Iervolino, alcuni dei marcatori. Santa Maria Cilento che è terzo in classifica, Vibonese che resta ferma al penultimo posto. La Reggio Calabria ne prende 5 dal Portici, che è una grande squadra. L'anno scorso ha vinto anche il campionato, diciamo, Juniores, in finale contro l'Alcione, tra l'altro. Reggio Calabria che nonostante le 5 pere prese resta in zona playoff, 22 punti, quindi può dirsi finora comunque soddisfatta con un gruppo di ragazzi che sta crescendo, quindi questo è l'importante. Gol di Campana, Corvino, doppietta di D'Angelo e Petrone, tra l'altro diversi anche assenti per via delle convocazioni rappresentativa, quindi ecco, sconfitta tra virgolette giustificata.
Per chiudere, vi ricordo che ha vinto anche la Cavezza d'Angri e hanno riposato questa giornata Nocerino e Turris, squadre che poi torneranno in campo venerdì prossimo. Ecco, per quanto riguarda i marcatori di Portici, Reggio Calabria, Riccio, Esposito, Landi, Maione e Ferraro, quelli giusti, perché li ho presi dal canale Facebook comunque del Portici. Detto questo, chiudiamo con la prima categoria. Oggi hanno giocato le squadre appartenenti ai quattro gironi, riposeranno poi settimana prossima perché c'è Pasqua, quindi c'è una giornata di riposo anche per la prima categoria, oltre che per eccellenze promozione. E questi risultati. Partiamo dal girone A in cui ha riposato la Geppi Nonetti, vi ricordo sospesa Diamante Luzzese sul punteggio di 2 a 2 a causa di un parapiglia registrato nei minuti finali di partita, quindi poi vedremo cosa deciderà il giudice sportivo. Per il resto Cuscusenza Bisignano 0-3, Kratos Bisignano Real Cosenza 3-0, vince la Crea Academy 2-1 contro il Roggiano. Vince il Range Scogliano 1-0 sul campo dell'Atletico San Lucido, stesso risultato per il Fuscaldo sul campo dell'Audace San Marco e vince il Malvito 3-0 sulla Bruzium. Nel girone B vince 5-0 il Pianopoli sul Casabona, lo scontro diretto va alla EK che batte 2-1 la Silana, 2-1 anche del San Mango sul Cutro, 3-2 tra parenti Garibaldina, 4-0 del Rocca di Neto sul Città di Cino Marina. Vince l'Aprigliano 4-0 ma in trasferta sul campo del San Mauro Marchesato e 2-1 tra Stelle Azzurre, Silana e Scandale. Nel girone C ha riposato il Real Mileto, vince ancora la Promosport 2-1 sul campo di Real Montepaone, 2-0 tra Real Parghelia e Soverato, così come tra Real Pizzo e Rombiolese, 0-0 tra Borgia e Rosarnese. Vince 4-1 il Guardavalle in casa del Comprensorio Corace, 3-2 del 3-2 della Pino Donato Taverna sul Martelletto Settigiano in trasferta e 4-0 del Piscopio sul Prasar. E chiudiamo con il girone D, il Val Gallico vince 3-0 a Bagnara, 3-0 della Campese sul Palizzi, così come della Zaro sulla Villese, vince Real Cittanova 2-1 contro l'Academy Ardore, l'Africo vince Santa Cristina per 1-0, il Taro Nova batte 2-1 la Bovese, la Bovalinese vince 4-0 sul Gebbione e il Catona vince a Siderno 2-1. Io a questo punto mi fermo, vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.